Eccellenze scolastiche, amici di ScicciannoNotizie.it, siamo a San Gennaro Vesuviano, oggi siamo all'Istituto Caravaggio, un istituto particolare, che oggi abbiamo il piacere di presentarvi in questa nostra lungo iter dedicato appunto alla scuola, dedicato alle eccellenze scolastiche del nostro territorio. Stamattina abbiamo il piacere e anche la fortuna di avere ai nostri microfoni uno dei professori dell'Istituto di Storia dell'Arte, il professore Vincenzo De Luca. Buongiorno Buongiorno professore, a lei. e approfittiamo della sua ovviamente competenza per farle una domanda molto semplice: ma che cos'è l'Istituto Caravaggio? Anzitutto è un liceo ed era prima un liceo squisitamente artistico, prima ancora un istituto d'arte. E per entrare nel merito di cosa sia, di cosa è un liceo artistico come istituzione, e di questo liceo artistico come istituto si potrebbe partire da una premessa quasi filosofica, un dettato latino che vale quasi come una verità evangelica: virtutem forma decorat, cioè la bellezza adorna la virtù, dal bello scaturisce il bene, intendendo per bello questo desiderio di raggiungere una perfezione nell'equilibrio dell'armonia formale, e per bene la conoscenza di quegli argomenti che si trasformano in competenze e che portano verso quel principio caro a Michelangelo, che vuole la confluenza nella stessa persona, in ogni persona, a livelli alti, dei due valori più alti dell'esistenza, che sono la dignità e la libertà, quasi a tal punto che si confondono, nel senso latino di cum fundere, mescolati insieme, non nel senso che non ci si capisca più niente. La dignità che entra nella libertà è la libertà che si definisce solo a patto che sia garantita la dignità umana. Questo Sì. è il nostro principio di formazione, cioè Sì. fare in modo che parallelamente la bellezza e la virtù, cioè la conoscenza, vadano di pari passo. E questo è in definitiva il nostro lavoro di ogni consiglio di classe: guardare a quel punto di fuga per fare in modo che tutte le discipline possano, al di là delle grammatiche specifiche, che siano umanistiche o siano matematiche, raggiungere l'obiettivo di formare attraverso le informazioni. Professore, in sintesi, quanti indirizzi ci sono qui al Caravaggio? Ci sono vari indirizzi e il liceo artistico è veramente frizzante e in divenire. C'è la sezione audiovisive multimediale, questo ad esempio è il laboratorio dell'audiovisivo multimediale, c'è la sezione di grafica, c'è la sezione del design moda, c'è la sezione delle arti figurative e quella anche di architettura. Per cui si spazia in uno scibile vasto, ma premettendo che quello è semplicemente il punto finale di un percorso che ha nel vialone d'ingresso il raggiungimento della formazione dell'individuo e poi, nello specifico, la percorrenza di ogni singola disciplina per la formazione appunto scientifica delle materie. Bene, infine approfittiamo anche della sua presenza perché il nome Caravaggio sembra che abbia a che fare qualcosa con lei, no? Sì, ho proposto io circa 10 anni fa questo nome alla scuola, perché mi sembrava, anzi era scandaloso, il fatto che Caravaggio non avesse, a quanto ho cercato nelle mie ricerche, una scuola a lui dedicata. Si abusa in Italia di nomi che forse sono anche leggermente più alti globalmente rispetto al Caravaggio, per esempio Leonardo, Michelangelo. Quando però il dirigente, Illo Tempore, mi chiese quale nome avremmo potuto dare a questo istituto d'arte e poi liceo artistico, anche perché stavo lavorando per le celebrazioni dei 400 anni dalla morte del Caravaggio, mi è sembrato opportuno che fosse il Caravaggio ad avere la dignità di questa scuola, anche per un motivo: perché fino a un secolo fa di Caravaggio si erano perse le tracce. Dobbiamo a Roberto Longhi, e da Roberto Longhi in poi il principio per cui il Caravaggio è stato riesumato dalle ombre del dimenticatoio. Ma è anche vero che dobbiamo svecchiarci da un principio: che un uomo che nella cronaca dei fatti si era macchiato dell'omicidio,
possa essere ricordato non per quel dato di fatto, ma per quello che ci ha lasciato. La nostra eredità non è l'uomo assassino, ma è il genio assoluto della pittura. Va bene, grazie professore De Luca per la sua testimonianza. E noi continuiamo il nostro viaggio. Buona giornata a voi. Grazie. E siamo appunto, come diceva il professore De Luca, in un laboratorio multimediale. E quale cosa migliore di farci spiegare dalla viva voce degli studenti? In questo caso abbiamo Sara. Ciao Sara. Ciao. A favore di telecamera, che ci guida in questo viaggio. Allora Sara, ma cosa si fa in questo laboratorio? Allora, prima di tutto nel terzo anno si inizia appunto ad applicare le conoscenze proprio direttamente con la fotografia. Infatti con la professoressa appunto Marciano prima iniziamo con un bozzetto, che dall'idea si parte da un'idea di come realizzare appunto una fotografia finale, infine si fanno dei bozzetti preparatori e all'ultimo a tutto si arriva ad un bozzetto finale per cui poi realizzare la fotografia e aggiungere appunto delle didascalie e appunto anche un logo personale. Invece al quarto anno si dedica di più a realizzare dei video, come appunto noi abbiamo realizzato dei video sullo spot della violenza contro le donne. E adesso non ce l'ho perché non è il computer nostro, però comunque siamo entrati in contatto con altre persone all'esterno, in questa casa di questa signora, per realizzare appunto, dare uno stereotipo appunto della donna come viene classificata. Altri progetti che ho realizzato sono stati appunto uno per la Shoah, che era questa qui, che venne realizzata con la Shoah, che l'intento era appunto del fil di ferro spinato, con appunto questo personaggio, e poi un altro per il concorso per il bullismo, appunto dove far vedere un ragazzo che viene classificato in base a delle parole che gli venivano attribuite. Sara, per così spiegare a chi ci ascolta, magari, no, anche un tuo consiglio di studente che avesse l'idea di iscriversi a un istituto del genere così variegato, così ricco di opportunità, per acquisire tutte queste meravigliose competenze che tu hai, quanto tempo ci vuole e quanto studio ci vuole? Allora, studio ce ne vuole parecchio, perché per usare appunto varie cose tipo Photoshop o macchietta fotografica, prima di tutto si deve avere il materiale e poi si deve anche esercitare la persona per comunque acquisire meglio le conoscenze appunto di come fare una foto o di come utilizzare un programma. Noi per esempio al biennio abbiamo iniziato, ai primi due anni si fa appunto pratica con tutte le varie cose tipo disegno al vero, grafica, moda, si fanno varie cose. Al terzo anno poi si entra proprio in contatto con appunto queste cose, e appunto la fotografia è un modo, a parere mio, modo per esprimere anche un po' noi stessi, anche con i video, anche con le foto, di esprimere noi come siamo noi stessi come persona, personalmente come persona. Sì. Ascolta Sara, per finire, ci puoi anche sottolineare magari delle difficoltà che ci sono anche come struttura qui nel vostro liceo, se avete la piena possibilità di esprimere il vostro lavoro, il vostro studio, oppure in questo magari. Allora, latita un pochettino. No, noi cerchiamo comunque di esprimere al meglio anche con poche possibilità, appunto, perché come si vede lo spazio è abbastanza piccolo, però comunque nonostante le dimensioni noi riusciamo comunque a fare tutto ciò che possiamo fare al meglio. Sì, diciamo. Certo, magari aggiungo qualcosa io. Possiamo sperare che magari ci sia la possibilità di mettervi in condizione di poter lavorare e studiare nelle migliori condizioni possibili, ecco, diciamo così. Va bene Sara, grazie per le tue interessanti dichiarazioni, e per concludere ti posso lasciare il microfono per un tuo pensiero finale, così. No, vabbè, io penso che comunque l'Isis Caravaggio dà tutto, che anche se è piccolo, dà tutto ciò che comunque uno studente deve avere, partendo dai professori, che i professori sono comunque dei buoni modelli per comunque poi andare avanti nel futuro. E comunque, cioè, nonostante le esigenze, comunque riusciamo lo stesso a imparare al meglio le caratteristiche della. Va bene,
Grazie Sara. Allora, amici di Sciano Notizie, oggi vi abbiamo portato appunto al Caravaggio, l'Isis Caravaggio di San Gennaro Vesuviano, per questo servizio video dedicato appunto alle eccellenze dei nostri territori, e sicuramente insomma abbiamo ascoltato oggi delle cose molto interessanti. A tutti quanti voi una buona giornata. Ciao!